Terzo ed ultimo appuntamento con il nostro miniciclo di trasmissioni sulla sicurezza. Buonasera a tutti voi. Questa sera parliamo di un'altra emergenza abbastanza delicata e sentita. Abbiamo parlato della sicurezza in mare, della sicurezza sulle strade. Questa sera vogliamo parlare della sicurezza a casa nostra, perché sostanzialmente il tema che affronteremo è quello dei furti in abitazione, con particolare riferimento agli anziani, che sono un po' le principali vittime di questo tristissimo fenomeno. Ne parleremo con Alberto Corraro della Diconsum. Buonasera Corraro. E parleremo anche dell'aspetto psicologico. Si vivono dei propri e veri traumi, e in qualche modo vorremmo capirci un po' di più con la dottoressa Annalisa Leo. Buonasera. Psicoterapeuta. E poi le tante iniziative dei sindacati, che soprattutto i sindacati pensionati, che cercano di stare vicino a queste persone, e cercheremo anche di scoprire realtà anche abbastanza delicate. Lo faremo con Norina Mercuri della SPCGL. Salve, signora Mercuri. E allora, come nostra consuetudine, la solita scheda introduttiva e poi iniziamo il dibattito. Vediamo. Abruzzo all'ottavo posto in Italia per furti in abitazione. Secondo uno studio dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati e Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive sull'esposizione degli anziani alle truffe per conto di Confartigianato, circa 18 famiglie su 1000 nella nostra regione subiscono o hanno subito un furto. Questo studio si ferma al 2016, i dati aggiornati al 2017 non sono ancora definitivi, ma il trend è ben chiaro ed anzi la percentuale al 2016 del circa 18 per 1000 può solo aumentare. A questo si aggiunge la percezione di insicurezza sempre crescente in Abruzzo, circa il 33% degli intervistati, tutti over 60, segnala il rischio di criminalità, inferiore alla media italiana ma superiore a quella europea. Anche in questo caso, percentuale che sale con l'età, ovvero più si è anziani, più si ha paura. Molte sono le iniziative in campo, dalle campagne di sensibilizzazione di varie forze dell'ordine alle associazioni di categoria fino ai sindacati pensionati. È sufficiente? Intanto sarebbe già molto importante insegnare a diffidare dagli sconosciuti, mentre sul fronte dei furti veri e propri, tra la riforma della legge sulla legittima difesa e l'incapacità spesso, anzi sempre, di fronteggiare l'emergenza, resta ancora molto alto il senso di inadeguatezza e paura. Inadeguatezza e paura, e proprio così dovremmo sentirci invece al sicuro nelle nostre case. Invece così non è, purtroppo. Iniziamo questo primo giro di domande, a cominciare da Alberto Corraro della Diconsum. Voi come associazione consumatori, che realtà percepite su questo aspetto? Beh, una crescente preoccupazione, come diceva il servizio. Come dicevo poc'anzi, prima dell'inizio trasmissione, a nostro avviso il miglior antifurto è sicuramente una società più equilibrata, più reddito a disposizione, meno povertà, meno difficoltà economiche, sicuramente aiuta in questo senso, però sappiamo che non è così, anzi i poveri crescono nel nostro paese, aumentano e sono aumentati a dismisura negli ultimi un anno e mezzo. Quindi abbiamo questa pressione, questa spinta di povera gente, diseredati, che cercano in qualche modo di stare al passo con gli altri, no? Perché la società del consumo, dei consumi, spinge in questo senso. Non voglio essere inferiore, voglio anch'io lo smartphone. Entriamo in un ragionamento troppo ampio. E comunque, questo problema allora come si risolve? Si risolve con, specialmente per le persone anziane, quelle normalmente più deboli, meno difese o indifese, si risolve con un approccio di tipo, ecco, l'informazione, imparare a difendersi. C'è un problema, non lo puoi risolvere immediatamente o nel medio periodo, allora devi difenderti. Vuoi evitare il furto in casa? Devi imparare a difenderti. Con l'aiuto di chi? Con l'aiuto di professionisti seri, coscienziosi,
che hanno soluzioni per impedire che ciò accada. Poi ci sono altri problemi, raggiri, eccetera, ma di questo eventualmente possiamo parlare. Sì, parleremo anche, ad esempio, di altri tipi di raggiro, ovviamente con vittime e gli anziani. Però ecco, dottoressa Leo, Corraro parlava ecco di un aspetto in qualche modo, ma dentro questo aspetto trova terreno fertile anche una criminalità, vorrei dire quasi professionale o patologica, no? Sì, è una fascia debole sicuramente, quella dell'anziano, che viene presa di mira troppo facilmente, perché chiaramente l'anziano oggi c'è tutto il cambiamento sociale, quindi della famiglia, che c'ha sempre meno membri e che c'ha membri soprattutto sempre molto impegnati, quindi l'anziano resta troppo spesso isolato con anche tanta voglia di relazionarsi, quindi è facile, no, per chi studia un raggiro, quindi inserirsi in casa con un inganno qualsiasi, usando insomma strategie di diverso tipo, nipoti, toccando quella parte affettiva che è carente, quindi lì è troppo facile, dovrebbe organizzarsi una rete importante, dovrebbe essere educato l'anziano anche a questo, quindi partecipare più a iniziative, immagino insomma che poi la signora anche possa dirlo questo, dovrebbero essere supportati, dovrebbe essere fatta proprio un'operazione di potenziamento delle loro capacità, perché già col pensionamento l'anziano subisce, no, a livello dell'autostima un calo importante, perché insomma questa è una società improntata anche sulla produttività, quindi già quello abbassa, no, un pochettino la percezione del sé, quindi l'efficacia del sé, e quindi c'è tutta una serie di, diciamo, di circostanze che favoriscono, no? Certo. Proprio... approfondiremo anche il tema, è molto interessante, del dopo il furto, che è un elemento estremamente drammatico. Certo. Però ecco, giustamente diceva Corraro, si ruba per bisogno, ma c'è anche chi ruba per un non tanto bisogno materiale, ma quanto per un bisogno mentale. Assolutamente sì, sono di questo avviso, certo, perché magari sono tante le cose che si possono fare per non arrivare a studiare delle vere e proprie tecniche per raggirare l'altro, in questo caso l'anziano in particolare, facile preda. Quindi secondo me assolutamente sì, però questa è una cosa che non possiamo prevenire, come dire, no? A meno che non andiamo poi, ecco, a lavorare proprio da subito con i bambini, sul soggetto, con i giovani. Certo. Sì. Norina Mercuri, la SPCGL insomma da anni è attiva da questo punto di vista. Ecco, innanzitutto, che realtà incontrate? Ma noi abbiamo una realtà di anziani, specialmente a Pescara, piuttosto elevata. Quindi gli over 65 sono moltissimi. Moltissimi sono gli anziani soli, soprattutto le donne sole ormai rimaste vedove, con pensioni che sono medio-basse, per cui hanno anche una propensione a un piccolo risparmio. Quindi è facile che chi entra in una casa poi trova 1.000 euro, 2.000 euro nascosti chissà dove, perché magari l'anziano si deve curare, ha paura comunque del futuro. Ecco, questo è l'anziano in generale. Ed è particolarmente fragile perché è emotivo e nello stesso tempo non ha gli stessi riflessi di uno giovane. Per cui viene raggirato prima di entrare in casa. Abbiamo due tipi di furto. Prima del 2016, tant'è vero che noi nel 2016 attraverso l'associazione Hauser, che è un'associazione di volontariato che fa parte dello SPCGL, abbiamo fatto un convegno su occhi alle truffe. Lì era una truffa che si poneva il problema dell'anziano solo, quindi cercava una relazione, magari fatta spesso da zingari, chiedevano da bere, cominciavano a parlare, quindi era una truffa diversa. Ora è una truffa studiata, per cui attraverso la persona del gas, è capitata un'anziana che dice oddio c'è una fuga di gas, mentre uno controlla il gas l'altro saccheggia la casa, oppure attraverso il discorso sui figli o i nipoti, l'ultimo
L'ultimo ritrovato da queste organizzazioni truffaldine, che sono un'organizzazione difficile che siano persone sole, è telefonare all'anziano e dire che il figlio è in difficoltà, rischia di andare in galera, c'è bisogno di un avvocato, quindi deve mettere a disposizione una certa cifra. Qual è il problema? Noi abbiamo seguito questa situazione passo passo, abbiamo fatto un opuscolo che abbiamo consegnato a tutti, lo volevo portare ma sono spariti, non esistono più, perché abbiamo fatto un opuscolo consegnato agli anziani dove si dice in che modo si devono difendere. Abbiamo un giornale, una rivista degli anziani, della Libera Età, che ogni tanto parla di questo argomento. Abbiamo fatto appunto degli incontri, dibattiti, ma ci troviamo di fronte poi a fatto compiuto una realtà devastante. Un anziano che ha subito questo è un anziano devastato, perché quello, il furto subito gli ha tolto i risparmi, spesso quel poco oro che rappresentava i ricordi di famiglia, ed è insicuro e spaventato ed ha paura di dirlo anche ai figli, perché i figli l'avevano messo in guardia, stai attento questo, di tutta una serie di... E per cui l'anziano che ha subito questo è un anziano che rischia la salute. Spesso si porta questo trauma fino a una fine anticipata della vita. Quindi è una cosa, poi dirò che cosa secondo me bisogna fare, ma è una realtà devastante per gli anziani. Ecco, la fotografia che ci fornisce la signora Mercuri è davvero drammatica, ed è forse al di là del furto vero e proprio è forse quello il danno minore sotto certi aspetti, no Corraro? Dove veramente ci si prova a creare danni ben al di là del danno in sé per sé materiale, no? Sì, sicuramente. A tutti noi questo succede, anche ai meno giovani, anche alle altre fasce. Il furto è comunque una violenza. Ecco. Di fronte alla violenza c'è un danno, subisci un danno, che sia materiale o psicologico, è comunque un danno, una forma di danno che in qualche modo, e poi non puoi chiedere il risarcimento a chi lo chiedi. C'è anche la rabbia, oltre al danno, la rabbia, e se vuoi poi si finisce per rassegnarsi di fronte a queste situazioni, perché se parliamo di furti dico una cosa banale: quanti furti le forze dell'ordine riescono a scoprire, gli autori del furto, certo. Se chiediamo ai nostri carabinieri, polizia, eccetera, se ne prendono pochissimi, insomma, si riesce a fare più prevenzione, ecco, lì dovremmo insistere di più, intervenire più sulla prevenzione, perché quando invece le cose succedono, il furto te lo tieni, ti hanno rubato, ti hanno violentato, ti hanno danneggiato e rimani solo. Attorno a te c'è soltanto disperazione, rancore, odio verso la società, quindi niente, gli effetti di una violenza, niente di nuovo. Pertanto è molto importante prevenire questi fenomeni, perciò dicevo in apertura, con così un po' da sognatore, il miglior antifurto è una società meno instabile, più equilibrata, dove c'è più reddito, dove ci sono meno poveri, dove c'è meno difficoltà economica. Però è chiaro, questo non si può avere subito, non vedo nemmeno in prospettiva, francamente, da come stanno le cose. Si fa prima dotare degli strumenti necessari le persone per difendersi piuttosto che altro. Sicuramente, quindi molto importante l'opera di prevenzione, campagna di informazione. Informazione,
e prevenzione. Le forze dell'ordine intervengono con, con l'investigation, come si dice, e invece il singolo cittadino deve imparare a difendersi, perché il problema c'è. Dopodiché, insomma, può fare quello che vuole, ma insomma, ecco, questi sono due elementi imprescindibili. Dottoressa Leo, mi colpiva l'analisi della signora Mercuri rispetto ai tanti traumi, quasi in una sorta di effetto domino, no? Per cui al di là del trauma del furto, la paura di dirlo al figlio e tutta una serie di conseguenze. Come si, anche dal punto di vista, ecco, sì, c'è un aggravamento dopo questi eventi psicofisico, come diceva la signora, proprio perché si innesca una serie di reazioni molto importanti. Appunto quello che dicevamo, c'è proprio il senso di impotenza, perché ecco, magari si sono fidati, già sono in parte in una sorta di isolamento, quindi questo va a causare eventualmente un isolamento ulteriore, uno perché c'è proprio una violazione, perché voglio dire, in casa, la casa rappresenta il nostro mondo interno, quindi qualcuno che viene a violare il tuo mondo interno, che entra in casa con l'inganno, facendo leva sulla tua parte, tra virgolette, affettiva, gentile, di qualcuno che ti entra in casa, come diceva la signora, nel caso che ti entra qualcuno, dice devo leggere il contatore, piuttosto che però magari vi dà un bicchiere d'acqua lasciando la porta aperta, quindi qualcuno che si infila, quindi tu sei gentile, e questa persona invece mette in atto una serie di azioni che vanno a toccare, a ledere la tua persona, e quindi da lì si scatenano tutta una serie di fattori, tra cui il senso di colpa, perché è vero che molto spesso i figli, io stessa lo dico a mio padre, papà non aprire, stai attento, non fare, ma lui la maggior parte delle volte apre, perché magari se no ti sembra che stai offendendo l'altro in una condizione, e quindi entrano in gioco tutta una serie di fattori che poi te li porti dietro, e quindi dici, oddio, sono stato stupido, quindi già in una fase delicata della vita, perché diciamo dal pensionamento in poi, quindi dagli over 65 in poi, no, si scatenano tutta una serie di condizioni limitanti, non sempre psicofisiche, ma possono diventarlo a seguito di un evento del genere, no? Si scatenano i sintomi di un disturbo post-traumatico da stress, quindi sei stato violato, perché il bisogno di sicurezza è uno dei bisogni fondamentali, come categorizzato Maslow, un psicologo che ha parlato proprio dei bisogni fondamentali della vita, dopo quelli fisiologici c'è quello di sicurezza, di appartenenza, quindi di socializzazione, quindi fanno leva su tutto questo. Ecco, c'è una sorta di, in qualche modo, anche elaborazione, non dico del lutto, ma quasi. Come se ne esce? Certo. Non è semplice, la cosa più importante sarebbe appunto costituire una rete, un luogo dove magari gli anziani truffati possano esprimere le loro emozioni, possano capire che non sono stati gli unici, e che quindi non è che perché loro sono meno di altri si sono fatti raggirare, ma che può capitare, che non è colpa loro, è fondamentale, quindi già l'atteggiamento dell'altro deve essere sempre molto comprensivo e devono essere proprio incentivati ad esprimersi. Questo si potrebbero organizzare poi, ecco, degli incontri, ma ecco, questo dovrebbe essere fatto o dalle forze dell'ordine, metterli insieme per poter elaborare, più che questo lutto, proprio questo calo di percezione di efficacia di se stessi, perché ci si rimprovera di non essere stati sufficientemente in gamba per capire quello che stava succedendo, questo li distrugge. Questo che tipo di supporto come specie IGL cercate di dare a questa persona? Abbiamo subito fatto degli incontri con gli anziani proprio per tentare di prevenire questo fenomeno, e un po' è servito, perché ora l'anziano molto meno apre a un estraneo, lo fa entrare, quindi alcune cose sono già state superate. Però parliamo di un anziano capace in quel momento di reagire, di avere un riflesso ancora abbastanza pronto. Noi abbiamo una serie di anziani che, al di là della semenza senile, della demenza senile o dell'Alzheimer, per cui parliamo di un'altra cosa, ma comunque l'anziano che comincia da soffrire di problemi fisici, ad avere una percezione anche rallentata. E ripeto, l'anziano
è più attaccabile da un punto di vista del sentimento, dell'emozione, mentre è incapace di reagire immediatamente. Quindi è difficile cercare di difenderla da queste cose. Faremo degli altri incontri e delle altre pubblicazioni sulle nuove tipologie di truffa. Ma io credo che una volta si parlava della poliziotto di strada. Cioè, io credo che un poliziotto non può essere, o un vigile, non può essere soprattutto un vigile quello che fa le multe alle divie di sosta. Avremmo bisogno di una realtà ovviamente formata, perché occorre una fo forte formazione su questo, che controlli il territorio e difenda le persone più fragili. Se è capillare questa cosa, qualche risultato lo può portare, perché al di là di quello che facciamo anche come associazioni, come sindacati, come anche come persone, perché cerchiamo poi nell'incontro quotidiano di dare anche dei consigli, al di là degli antifurto che non sono alla portata di tutti, dovrebbero averceli tutti, ma in realtà è piuttosto basso il numero di persone che c'è là. Ci sarebbe bisogno di una vigilanza complessiva anche sulla situazione personale, diciamo un conforto quotidiano a queste persone, un'attenzione Certo. quotidiana. È chiaro che c'è molto da fare su questo, sarà costosa. Occorre veramente una formazione per gli operatori, ma sarebbe forse questa la strada per diminuire certe truffe, certi furti, certe violenze, perché non sono solo quelle violenze di cui abbiamo parlato psicologiche. Purtroppo molto spesso finisce con diventare una violenza fisica. Quanti anziani poi, forse perché in quel momento si sono resi conto che qualcosa non andava bene e sono stati malmenati, quasi ridotti in fin di vita. Quindi è una situazione di una serietà estrema che andrebbe affrontata in modo particolare. Ci sono stati dei casi tragici purtroppo in Abruzzo da questo punto di vista di anziani malmenati o addirittura di anziani rimaste purtroppo vittime in maniera tragica di queste incursioni. Ecco, però rispetto alla presenza delle forze dell'ordine sul territorio, questa sera avremmo voluto anche una presenza. Da questo punto di vista non è stato possibile, magari torneremo su questo argomento, però ecco, bisogna anche dire che da diversi anni sia la Questura che l'Arma dei Carabinieri comunque propone sulle strade il servizio del cosiddetto poliziotto di strada e il Quartiere. controllo di quartiere, giusto? E anche da questo punto di vista dei tentativi si Tentativi si fanno. fanno, Corraro, no? Sì, si fanno. Però non si riesce. I numeri che Infatti. conosciamo ci portano da un'altra parte. Non ci sono forze sufficienti, non abbiamo poliziotti sufficienti, carabinieri sufficienti, finanzieri sufficienti per fare questo. Scordiamoci questa cosa qui. È un discorso di informazione e prevenzione. La prevenzione si fa anche imparando a difendersi, la difesa personale. C'è poco da fare. Questo bisogna dirlo, altrimenti ci lecchiamo le ferite in attesa dell'arrivo dei rinforzi che non ci sono. Sappiamo, insomma, quali sono le condizioni in cui ci troviamo. Quindi la sicurezza deve essere, c'è la sicurezza pubblica, ma non è sufficiente. E quindi c'è uno stadio più basso, la sicurezza, che riguarda l'individuo. Quindi gli anziani, i nostri anziani, non devono, insomma, fasciarsi la testa di fronte ai problemi. Ci sono anziani che oggi navigano facilmente, lavorano tranquillamente sul computer. Non sottovalutiamo le potenzialità. Stimoliamole, stimoliamole. Dobbiamo essere proattivi, coinvolgere
l'anziano nella difesa, cioè che cosa puoi fare tu per difendere te stesso, visto che, come ho già detto, non possiamo far leva su 100 carabinieri che controllano le nostre case, dalle nostre case, dall'aereo, eccetera. Ti devi difendere. Per esempio, dico una cosa banale. La legge, l'ultima, la di stabilità, ma anche quelle precedenti, hanno messo a disposizione dei cittadini un'informazione che voglio dare qui, la possibilità di detrarre il 50% delle spese che occorrono per difendersi, la sicurezza passiva o attiva. La sicurezza passiva è la porta blindata, le tapparelle blindate, saracinesche di vario tipo, e poi c'è quella attiva, cioè l'impianto di allarme, che oggi è anche meno costoso del passato. Non devi rompere i muri come si faceva nel passato, sono tutti piccoli kit di facile installazione, poco costosi. Quindi coinvolgiamo gli anziani verso questo approccio, e sarà sicuramente migliore la vita dell'anziano, perché di questo dobbiamo parlare fondamentalmente, di questo dobbiamo preoccuparci. Lì dove però c'è l'anziano che, al di là dell'aiuto economico dello Stato, non si può permettere nemmeno 10 euro di antifurto, lì andrebbe fatto un altro tipo di discorso. Ecco, per esempio, viene in mente, anche da questo punto di vista vorrei sentire una vostra opinione, il discorso di sicurezza che ogni comune mette in campo, ad esempio per quanto riguarda la videosorveglianza nelle strade, anche qui non so, 9 telecamere su 10 non funzionano, questo è un altro tipo di problema. Ma anche perché rispetto al raggiro o le misure di sicurezza che dice lui, non so quanto possono essere attive, perché magari l'allarme, se tu non ci sei, metti l'allarme, ma il raggiro che ti viene fatto e ti entrano in casa nel momento che tu non hai determinati strumenti in azione, voglio dire. Quindi il discorso della difesa, imparare a difendersi dal punto di vista emotivo, perché non è che possiamo dare degli strumenti diversi per difendersi, quindi lì che ci vuole il potenziamento delle risorse dell'anziano, in questo caso, nel affrontare determinate situazioni. Secondo me è più un discorso di questo tipo, da dover fare e quindi da dover aiutare l'anziano, quindi a prevenire questo. E questo si fa assolutamente con una rete di contatti che lo faccia sentire meno solo e più sicuro, quindi più socializzazione, che lo spinge ad avere meno bisogno di socializzare con quello che viene a leggere, certo, il contatore, insomma, no? Ecco, più che altro immagino che sia questo l'intervento da fare, assolutamente. Però è un deterrente sicuramente, quello di farle funzionare, però, certo, le telecamere. La videosorveglianza nei comuni si le amplia giorno per giorno, perché è importante controllare, vedere, capire che cosa sta succedendo in quel momento, e se non lo vedi in quel momento lo puoi sempre vedere dopo. Certo, quindi è sicuramente un deterrente, però devono funzionare, quindi oggi invece a Pescara per esempio, ma anche buttiamo solo la croce su Pescara, purtroppo questo è un fenomeno diffuso, un po' ovunque c'è questo problema. Nella seconda parte parleremo, in qualche modo lo hanno già accennato i nostri ospiti, più nello specifico sul problema del raggiro, anche quella in qualche modo una forma di violazione domiciliare, perché a cominciare dai call center che imperversano lungo tutta la giornata e propinano contratti non sempre del tutto chiari, ma poi tutta un'altra serie di raggiri. Ovviamente parlo di determinati call center, non tutti, se no qui arrivano proteste a non finire. Però c'è una lunga filiera purtroppo di rischi e pericoli da questo punto di vista. Una battuta in chiusura della prima parte con la signora Mercuri. Saremmo curiosi di conoscere, ecco, una storia in particolare che lei ha vissuto. So che lei vive molto, come dire, sul campo, ha a che fare, ha relazioni davvero con un tessuto importante dell'età avanzata nella nostra città. Parliamo di raggiro o di un raggiro che porta poi a un furto?
da giro che porta poi un c'è anche questo aspetto. A mia cognata, per esempio, donna molto anziana, molto furba, molto intelligente, che non avrebbe mai fatto entrare nessuno, è capitato il fatto, guarda che qui c'è una fuga di gas, può saltare tutto, in quel momento si è trovata e le hanno rubato tutto quello che aveva in casa. Una signora anziana, pochi giorni fa, andava dalla parrucchiera, si avvicina un uomo, dice: ah signora, meno male, l'ho cercata a casa, c'è un problema della linea elettrica, qui rischia di scoppiarle tutto, il televisore tutto, andiamo a controllare. Per fortuna non era dei peggiori. La signora la porta a controllare, dice: sì, è vero, qui vede, bisogna cambiare questo, mi servirebbero dei soldi per farlo, torno giovedì. E lei ha dato tutto quello che aveva. Ripeto, era stato in fondo un ladro gentiluomo che non è andato a cercare, si è preso quello e si è accontentato. Quindi succedono queste cose e succedono anche gli anziani, ci sono gli anziani che sono bravissimi, che fanno delle cose eccezionali, c'è cioè l'anziano che forse fa più cose di uno giovane e che non ha questi rischi. Però ecco, io vorrei, riferendomi alle sue cose, così chiudiamo, la media delle pensioni italiane è di 750 euro, la media delle pensioni abruzzese è poco al di sopra dei 500 euro, quindi quella persona ha soltanto il necessario per vivere. Ripeto, se si è messa dei soldi pochi da parte, lo fa perché magari pensa di poter stare male, specialmente se sola, o di dover fare magari un regalo a un nipote. Quindi sono anziani che di una fragilità estrema. C'è l'anziano che ancora capisce e si difende in qualche modo, ma è sempre più facile fare leva su questi, perché appunto sono soli, hanno paura. Ecco, questo qua, quando io parlavo di una rete di protezione, e mi va molto bene quello che diceva la signora, perché non intendo il poliziotto che passa con la volante, anche se funzionassero le telecamere potrebbero vederlo dopo chi ha fatto il raggiro e arrestarlo, ma in questo caso dovremmo parlare di certezza della pena. Parlo proprio di un'assistenza che può essere fatta dagli assistenti. È chiaro che occorre un comune che ha poi la possibilità di farlo, e sempre meno le ha, perché sempre più sui comuni fanno la spending review. Però questo sarebbe sicuramente un sistema di difesa ottimale, non toglierebbe tutto, ma potrebbe difendere molto gli anziani. Benissimo, noi ci fermiamo per qualche istante, una breve pausa pubblicitaria, poi come detto nella seconda parte parleremo ancora meglio del concetto del raggiro, anche quella è una forma di violazione domiciliare se vogliamo, tra poco. Seconda parte della nostra trasmissione dedicata alla sicurezza nelle proprie abitazioni in qualche modo, e quindi il fenomeno dei furti nelle abitazioni, dei raggiri, dove purtroppo spesso le principali vittime sono le persone anziane. Ne stiamo parlando con Alberto Corraro della Di Consum, la dottoressa e psicoterapeuta Annalisa Leo, e con Norina Mercuri dell'Ospice IGL. Fino adesso abbiamo parlato in maniera abbastanza ampia su tutto il fenomeno che riguarda i furti nelle abitazioni, però abbiamo soltanto sfiorato l'argomento del raggiro, e ci sono infinite forme di raggiro, Corraro, no? Beh sì, 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 sono tante. Torniamo a parlare di anziani, perché qui c'è poco da dire. Sono gli obiettivi principali di coloro che hanno brutte intenzioni, e quindi l'elenco è numeroso, è lungo, è davvero importante per queste persone capire, comprendere, insomma, i rischi. Devono rendersi conto di vivere in una società che non propone soltanto il sorriso dei nipoti
ma anche insomma, il male banalmente, insomma. Le difficoltà, quindi poi... Ecco, voi come associazione consumatori, ovviamente vi arrivano delle segnalazioni, c'è qualche così, aspetto particolarmente grave da segnalare rispetto, insomma, come associazione consumatori vi arriveranno in qualche modo delle denunce, no? O delle... Sì, sì, è più, insomma, se dovessi dire, il problema riguarda di più la presenza di società aggressive, società che vendono, che sono sul mercato e che vendono utenze, le utenze classiche, luce, gas e telefono. Più di queste parlerei, perché in fondo è un raggiro, no? Se io vengo, certo, a casa tua, suono, ti contatto per telefono, perché il raggiro avviene anche attraverso il telefono o attraverso internet. Ecco, se io vengo e dico bugie, sono una sorta di ladruncolo, no? Che insomma non ti dico la verità, poi arriva la bolletta e questa bolletta chi mi sta guardando e mi sente da me è impossibile ormai, non se ne può più, veramente ogni giorno sono alle prese, quindi sono forme di raggiro tutto sommato queste, no? Raccontare una cosa per un'altra e quindi far trovare poi l'utente, soprattutto l'anziano utente, di fronte, lasciarlo di fronte alla solitudine, perché quando hai preso la fregatura, la bolletta anziché essere di 40 euro è di 80, e tu poi i sensi di colpa, ma possibile che quel... Poi c'è un altro aspetto molto 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 brutto, a fare queste cose sono i figli, i nipoti di quelle persone, perché sono ovviamente giovani che cercano di piazzare il contratto senza dire tutto quello che devono dire, ecco, perché poi l'anziano si ritrova con una bolletta raddoppiata, ma sono in qualche modo presi dalla necessità, per loro è un guadagno, è una fonte di reddito. Se faccio un contratto porto a casa 20 euro, 15, 20 euro, se non lo faccio non porto a casa. E quindi per me diventa una necessità. E devo in tutti i modi convincere l'anziano in particolare ad accettare quel contratto, a costo di dirgli bugie, a costo di non dire tutto quello che devo dire. Chiamiamola come la vogliamo chiamare, ma è una forma di raggiro. Poi ci sono quelli effettivamente creati ad arte, ma qui parliamo di delinquenza però, qui non c'è il codice penale, ma se volessimo... Anche di quello potremmo parlare, però non c'è una struttura, ma c'è invece il raggiro perpetrato ai danni degli anziani, che parte da delinquenti veri e propri, insomma. Come ci si difende? Torniamo sempre lì, sarà una ricetta o non sarà una ricetta, non lo so. Io credo molto nell'informazione, consumatore informato, consumatore tutelato. Questo è importante, noi lo vediamo per tutte le problematiche che trattiamo. Quando c'è conoscenza, quando c'è consapevolezza, funziona tutto molto meglio. Meglio, molto, lo direi. Funziona tutto meglio. Perché si prende atto, ti liberi anche delle paure, affronti il problema quando conosci, non hai paura, no? E quindi dovremmo imparare a vivere pensando che la nostra società è piena di rischi. I rischi aumentano. Io ricordo, ecco, come lei, come gli amici che qui al mio fianco, la famosa chiave alla porta. Ricordo, c'erano le chiavi, specialmente nei paesi, sappiamo, vedevi queste chiavi alle porte sempre, non si toglievano mai dalle toppe, le chiavi erano sempre lì. Perché? Perché non c'era l'aggressione che c'è oggi. Oggi al posto di quella chiave nella porta
c'è una porta blindata senza chiave. Questa è l'immagine che possiamo scattare della società postmoderna, se vogliamo chiamarla così. Quindi la società del problema della sicurezza nella società insicura c'è. E o ne prendiamo atto e ci mettiamo tutti insieme ed utilizziamo tecnologia, informazione, prevenzione. Ecco, la sicurezza è un mix. Non c'è una ricetta per il singolo problema facile, firmo, si fa così, ma tante cose messe insieme possono rendere la nostra vita più sicura e quindi rendere la nostra vita migliore, meno insicurezza, vita migliore, c'è poco da fare. Dottoressa Leo, il venditore disonesto, definiamolo così, giusto per dargli un'etichetta, sì. Ecco, come la conoscenza in fondo è la migliore arma di fronte a tutto in qualche modo? Certo, sì, come diceva il signore, sì, la conoscenza e l'informazione, ma queste campagne anche le forze dell'ordine le fanno continuamente, nel senso dicono chiedete tesserini, guardate che non girano questi personaggi per le case, cioè non è normalmente, cioè non è abituale per loro, quindi già lì ci si dovrebbe fermare, no? Dire guardi ok, allora mi deve chiamare lei nello piuttosto che un'altra cosa, insomma voglio dire, quindi questo sarebbe da fare, questo si sa che non si deve fare e le forze dell'ordine hanno fatto diverse campagne su questo. Però ecco, quello che vanno a toccare non è questo, ma come dicevo prima è l'emotività. E quindi sull'emotività loro giocano e quindi è lì che dobbiamo fare potenziamento, nel senso, no? Empowerment, quindi insegnare all'anziano a difendersi da questa invasione dell'emotività. Dottoressa Mercuri, si parlava di venditore disonesto, si parla della forma, in qualche modo, delle infinite forme di reggiro. Venditore disonesto, tempo fa sentivo anche addirittura persone che si spacciano per rappresentanti delle forze dell'ordine. Sì. Che chiedono insomma soldi, ma c'è poi, ecco, prima sbagliando se volete facevo il discorso generico dei call center, la maggior parte dei call center sono istituti assolutamente onesti e regolari, tra questi purtroppo ci sono anche delle realtà della persona che chiama a casa e propina un contratto e fa un'offerta alla persona, in questo caso anziana, e spesso si lascia in qualche modo ammaliare e affabulare dalla proposta. No? Questa è anche una realtà molto delicata. Ma noi abbiamo anche in CGL un'associazione consumatori, la Federconsumatori, e purtroppo la maggior parte delle pratiche riguardano questi reaggiri, soprattutto i reaggiri in materia di energia elettrica, gas, ed è abbastanza logico se ci pensiamo, perché ritornando sempre al fatto che l'anziano non è ricco, se trova, l'offerta, se viene prospettato un contratto meno oneroso, ritiene di risparmiare magari anche quei 50 euro che sembrano una sciocchezza, ma per lui sono importanti. Quindi è facile il reagire. Io ho esperienza anche di un altro tipo di reagire, che questo riguarda tutti. Io penso che ognuno di noi ha avuto una telefonata da persone che dicono lei paga di più, c'è un nuovo contratto, noi siamo dell'Enel, se mi dà l'ultima, agli estremi dell'ultima bolletta le faccio una pratica all'interno perché noi siamo dell'Enel. Ovviamente nessuno di noi ci casca, nessuno di noi informati, certo. Molti ci cascano, quindi arrivano dei contratti che una persona non solo, non è che li ha fatti in buona fede, non li ha fatti proprio, quindi sì. Questa è una truffa vera e propria. Anche qui l'informazione, cioè ripeto, noi come sindacato tentiamo di fare informazione quasi giornaliera, sicuramente giornaliera per l'anziano che viene da noi, che parla, che rappresenta il problema, e poi con incontri, con la documentazione, che ovviamente va rinnovata, perché le truffe cambiano le modalità, si adeguano
anche alla società. Se sanno che su questo un anziano non può essere imbrogliato, trovano un'altra modalità. E questo porta tutte le forze in campo ad aggiornare anche un metodo di informazione, la tipologia dell'informazione. Anche perché in apparenza si propina una sorta di risparmio, ma poi all'atto pratico si scopre che alle volte si paga anche di più, no, Corrado? Sì. Ah sì, certo. Sì, accennava la collega, i contratti non richiesti sono una cosa micidiale. Sì, tu ti trovi di colpo la fattura di un gestore a te sconosciuto e cominci a chiederti come mai io ero. Sì, non l'ho fatto. Nel, qui e adesso mi trovo, ero lì e adesso mi trovo qui. Come è stato possibile? Io non l'ho fatto, non ho sottoscritto niente. Non ho, no, 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 no. Cominciano i sensi di colpa, la paura del figlio, perché il figlio poi arriva, ma Magari c'è sicuro. un meccanismo, forse l'ho fatto, non me lo ricordo, c'è È anche quel tipo di tremendo, meccanismo. Si mettono in dubbio le proprie percezioni, cioè a è tremendo. quel punto si comincia. L'autostima, cioè in quel momento l'anziano vorrebbe proprio morire, quindi, Nascondersi nascondersi sicuramente, sicuramente. il ritiro E sociale. quindi cioè, queste cose sono veramente, cioè, tutte spine nel fianco, Certo. tutti i giorni siamo alle prese, ormai è così. E dobbiamo convivere, perciò non possiamo fare altro che tirar fuori tutta la nostra buona volontà e imparare a difenderci. C'è poco da fare. No, a me non piace la società in guerra, perché questa è una sorta di guerra, no? C'è chi attacca e chi si deve difendere. Che cos'è? È una guerra, no? Quindi, ma credo che piaccia a pochissimi vivere in una società così, però l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta noi questa società e mo ce la teniamo. Quindi, per tornare un attimo indietro, è veramente tremendo trovarsi con un altro gestore perché qui lì ci sono in molti casi vere e proprie truffe. Allora, si parla tutti i giorni in televisione, anche qui da questa sede ho sentito parlare di crimini cibernetici, no? Il crimine cibernetico, cioè l'appropriazione dei miei dati Sì, quello è tutto attraverso un altro. internet. Sì. Il furto d'identità, ecco, per farla breve, si chiama così oggi, il furto d'identità. Quella è una cosa tremenda, è una roncolata proprio che ti arriva ed è tremendo perché tu non sai niente. E qualcuno in quel momento sta utilizzando i tuoi dati veri, reali, per fare operazioni. Quindi sono persino arrivati a prelevare dal conto corrente. Cioè, finora abbiamo visto casi in cui il furto d'identità è occorso, è stato, si è reso necessario per stipulare un contratto di luce, di gas, di acqua, vabbè. Oggi c'è la novità, quel furto d'identità ha anche permesso di addebitare l'importo della fattura. Quindi non solo ti trovi una fattura di un nuovo gestore, ma te la trovi pure pagata. Quindi questo è stato, mi è capitato di recente, siamo riusciti poi, è una società di Avezzano peraltro, no, vendono, noi abbiamo in Italia qualcosa come, ma non ricordo male, 500 gestori a vendere luce e gas, 500. E credo che con l'uscita dal mercato tutelato saranno anche di più. Quindi è una selva, ci sono 500 società che possono un giorno o l'altro arrivare a casa tua e metterti di fronte al problema, chi sono, chi non sono, che cosa ho fatto di male, perché sono qui, eccetera, eccetera. Quindi insomma è veramente tremendo. Insomma. Quindi poi queste personcine, ecco, le persone anziane, sì, sono quelle che soffrono di più. È veramente,
te le ritrovi così, senza più anima, veramente, ti tolgono tutto, ti svuotano, è veramente triste. I figli non ci sono perché così abbiamo fatto sta società, insomma, gli anziani stanno da parte. Su questo aspetto dei figli invece mi piacerebbe approfondire il tema con la dottoressa. Dove sono perché, i figli, dottoressa? No, sì, c'è il tema della rete, è molto importante, che lei prima sottolineava, sì. Però è possibile che... Rete di tra pari, non è solo importante la rete ai figli, sicuramente sono importanti, ma la rete tra pari, quindi sarebbe anche proprio importante mettere questi anziani insieme, ecco, in questo senso, per scambiare poi ovviamente esperienze, ma non solo dopo il fatto, insomma, doloroso, ma anche prima. Quindi creare proprio queste aggregazioni, perché ecco, mo ci vuole quando si è nominato il paese, no? Magari in paese è anche più difficile, perché comunque in paese viene continuamente la vicina, questo e quell'altro, qui non succede, in città questo non succede assolutamente, quindi siamo tutti molto isolati. E questo, il rischio è anche questo, perché non dobbiamo neanche incentivare la diffidenza al punto da aumentare il ritiro sociale, semplicemente bisogna aumentare la capacità di discernere. E questo, in questo senso io dico il potenziamento delle risorse interne, perché è lì che dobbiamo insistere. Questo potrebbe essere fatto a livello di quartiere, quindi comuni, eccetera, organizzare degli incontri, incentivare la socializzazione tra anziani sicuramente, quindi scambio di esperienze, eccetera. I figli ovviamente la società, abbiamo detto, ci porta a degli impegni che prima non c'erano, quindi i figli sono sempre molto impegnati. Chiamare i genitori, allertarli, lo si fa, io penso, no? Che normalmente lo si faccia. Molto spesso i figli non ci sono, i genitori a maggior ragione hanno, subiscono la pressione, ecco, quando usano per esempio i figli, i nipoti, perché subiscono la pressione di volersi far riconoscere dalle famiglie. Ecco lì che magari ti nomino un figlio o un nipote e tu subito... No, ti cerchi di fare qualcosa nel caso del chiamare un avvocato, forse dell'ordine, eccetera, perché c'è questa esigenza di farci vedere, di farci ancora riconoscere da figli che probabilmente sono un po' distratti. Mi fermerei sul probabilmente siamo un po' distratti da tante cose. Signora Mercuri, ma è possibile che in questo paese, se non ci fosse il terzo settore, saremmo in una situazione, voglio dire, se non ci sarebbe uno stato sociale fatto in un certo modo, saremmo davvero nei guai? Ma io sì, ne sono convinta, perché ecco, per esempio, parliamo di una realtà sindacale. Gli anziani che frequentano il sindacato, le associazioni di volontariato ed altro, hanno una sorta di autodifesa e difendono anche gli altri. Per questo ho detto, si organizzano incontri, modulisti, tutta una serie di cose. Purtroppo però c'è una fascia di persone molto alta, forse anche iscritta ai sindacati e alle associazioni, che è sola. È sola perché, ecco, immagini un sindacato in un paese, quello raggiunge tutti gli iscritti. Infatti, quando in un paese si fa un'assemblea piena, e vengono tutti, ovviamente. In una città non li raggiungi, li puoi raggiungere attraverso diciamo una persona che si interessa dell'amico, quindi attraverso questa rete. E avere questa rete è importante. Non bastano in una città i sindacati, che pure, ripeto, giornalmente difendono gli anziani, sia attraverso l'associazione dei consumatori, sia attraverso l'associazione di volontariato, sia attraverso poi la struttura la stessa del sindacato. Non bastano le altre associazioni, occorre, non lo so come dire, una società inclusiva, che pensa al più debole. Se noi riusciamo a fare questo, abbiamo fatto un salto di qualità, altrimenti ci dobbiamo difendere con gli strumenti che abbiamo. Ci sembra un buon invito quest'ultimo appello in qualche modo di Norina Mercuri dello Spidi CGL.
Per quanto ci riguarda, io so che insomma, questo tipo di trasmissioni è molto seguito proprio dalle fasce di età più alte, per cui ne approfitto davvero per lanciare ancora una volta un grande appello. Vi abbiamo dato qualche indicazione, qualche consiglio, qualche suggerimento. I nostri ospiti questa sera sono stati davvero eccezionali sotto questo aspetto. Non sottovalutate nulla, cercate di diffidare più delle volte da qualsiasi telefonata o squillo alla porta e soprattutto chiedete tanto affetto e amore ai vostri figli e che vi proteggano, perché lo avete fatto per tanti anni voi, adesso è anche giunto il momento che lo facciano un po' loro. Io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio i nostri ospiti Alberto Corraro della Diconsum, la dottoressa Annalisa Leo, psicoterapeuta, e Norina Mercuri dello SPI CGL. Una buona serata a tutti voi e grazie ancora. Grazie.